controlli più serrati nelle aree affollate e verifiche del Green Pass degli utenti dei mezzi pubblici condivise con le aziende di trasporto. Sono le richieste del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ai prefetti dei capoluoghi regionali raggiunti in videoconferenza. Osservata speciale la variante sudafricana Omicron, ha spiegato il prefetto di Trieste, annunziato Verdè, che potrebbe mettere a rischio la salute pubblica nel mese dedicato agli acquisti e alle feste. C'è stato raccomandato di pianificare stringenti controlli che sono necessari per la salvaguardia della salute pubblica in questo particolare momento in cui si registra una ampia diffusione di una insidiosa variante del Covid, la variante Omicron, che mette a rischio la salute pubblica. Nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il prefetto ha fatto il punto sui controlli sul rispetto dell'obbligo di Green Pass per consumare i tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Su 505 persone controllate nella settimana appena conclusa, quando era sufficiente Green Pass base, sono stati sanzionati solo due clienti e un titolare. I controlli saranno comunque intensificati. Il commissario di governo ha ribadito che c'è una sola deroga all'interno dei pubblici esercizi per chi non ha il Green Pass. Per consumare al bar un caffè, un cappuccino, senza sedersi al tavolino, si può usufruire dei servizi al banco senza avere l'obbligo di esibire il Green Pass. Lo stesso vale per la sport. Quanto ai controlli della certificazione base, quella rilasciata con tampone, obbligatoria se non si possiede il pass rafforzato, sui mezzi pubblici a partire da lunedì prossimo si prevede la creazione di team congiunti tra le forze di polizia e il personale delle aziende di gestione dei trasporti che effettueranno controlli a campione.